ricordando un piccolo fatto, un fattarello, e cioè che il Teramo ha vinto il campionato. Insomma, non è mica una cosa da poco. Il Teramo ha vinto il campionato. Ha vinto il campionato con le forze sue e con le forze della città. E ha vinto il campionato anche con le due ultime partite, cioè la vittoria col Savona e il pareggio con l'Ascoli. Dice il Tribunale, il fatto noto è uno solo il fatto noto. Il fatto noto è che in quell'ora, dalle 12 all'una, il Campitelli non era più in compagnia di tutti gli altri lì in albergo come lo è stato fino alle 12. Questo è il fatto noto. Dice il Tribunale, l'unico fatto. Da questo fatto noto, il Tribunale, attraverso una serie di ragionamenti, arriva al fatto ignoto, e cioè che il Campitelli in quell'ora sarebbe andato ad Abisola per partecipare alla riunione. E, se mi consente, Presidente, insomma, che il Tribunale dica che è incredibile, che un povero presidente si possa risposare un po'. È incredibile. Non si può fare. È incredibile. Che prima di un impegno forte, teso, combattuto, io non posso andare in camera a riposarmi un po'. È incredibile, Presidente, è incredibile. E su questo fatto che Campitelli stava nella stanza abbiamo portato una serie di documenti che sono stati prima ricordati. L'elemento contrario è una dichiarazione di Bargheggiani. Soltanto questo. Il quale cosa dice Bargheggiani? Dice, ci siamo incontrati per 5 minuti, ad Albissola, per parlare della vendita della società. Ma una dichiarazione di uno che mi dice che per 5 minuti ci siamo visti per comprare, per guardare, per trattare della vendita della società, non ha alcuna attendibilità. Quali sono, Presidente, i fatti, gli indizi gravi, precisi e concordanti che consentano di risalire da un fatto noto, unico fatto noto, che è l'assenza di quell'ora, a un fatto ignoto, e cioè la presenza di Campitelli a un incontro avvenuto ad Albisola? Quali sono questi indizi gravi che consentono di utilizzare questo meccanismo che noi giuristi conosciamo? Quali sono? Non ci sono. Ma questa combine ad Albissola di che si sarebbe parlato? La combine aveva ad oggetto il gioco scommesse. Guardate, tutto il problema, e questo il Tribunale lo dice, tutto il problema non era tanto la questione del campionato, ma era il gioco scommesse. Ed eventuali soldi, a noi non risultano che questi benedetti soldi abbiano, ma riguardavano il gioco scommesse. Gli eventuali due autori della combine, tra di loro, eventuali, non lo so questo, ma se c'è stata, ragionavano e facevano accordi al fine di poter scommettere.